Allora, è stata un'esperienza assolutamente nuova. In realtà mi sento, appunto, sì, nel narratrice mi ci identifico, nel presentatrice conduttrice un po' meno, ma non per altro, ma perché in realtà non è un reality, diciamo, canonico come quelli che siamo abituati a vedere, nel senso che io i ragazzi li accompagno e a volte li ascolto, li sostengo, faccio dei brevi lanci dove spiego che cosa andranno a fare, ma in realtà loro non hanno bisogno che io li presenti, perché loro vengono raccontati da soli. Poi c'è la mia voce narrante, però il mio è più un ruolo di accompagnatrice, di guida, di sorella maggiore. Ma diciamo che non è l'obiettivo assoluto e finale, però chiaramente parlando di lavoro, soprattutto in un periodo generazionale delicato come quello che raccontiamo, tra i 18 e i 23, che chiaramente si può estendere anche un po' di più, è normale che venga naturalmente a galla il concetto di responsabilità, a partire dalla convivenza dei ragazzi all'interno di una villa, ragazzi che magari non sono abituati a dover condividere il proprio spazio con altri, e quindi già da quel punto di vista si innescano delle dinamiche che aiutano a mostrare loro quanto sia importante in realtà la responsabilità, sia come persone, sia come appunto lavoratori quando iniziano a lavorare, sia come cittadini, perché la città che ci ha ospitato in Messico comunque li ha visti anche come cittadini per quel periodo, e loro si sono dovuti impegnare lavorandoci anche ad avere una responsabilità, come dici tu, civile. Quindi è stato in realtà molto, molto importante il concetto di responsabilità sotto tanti punti di vista. Ma tra me e loro ci sono almeno una decina d'anni, che è esattamente la stessa differenza che ho con i miei fratelli sono della generazione dei nostri ragazzi di Summer Job. Io credo che ci siano degli universali che rimangono in tutte le generazioni, delle dinamiche che si ripropongono dalla notte dei tempi, e cioè la fase un po' ribelle, la fase un po' oppositiva, anche la fase pigra. Cioè ci sono delle cose che riguardano questi ragazzi che in realtà abbiamo attraversato un po' tutti. Poi quello che trovo invece che sia invece molto specifico di questa generazione e che è diversa dalla mia, è il bombardamento che ricevono esternamente dal mondo social, dal mondo della televisione, ma più che della televisione veramente quello dei social network e di questa rete fittissima da cui vengono stimolati in continuazione con questi telefoni che hanno in mano. Adesso esiste anche si sta aprendo tutta la realtà virtuale del metaverso, dove loro ci si stanno tuffando tutti quanti, loro si muovono benissimo lì dentro, io per esempio di meno. E questo a volte rende le dinamiche e rende i loro atteggiamenti diversi da quelli che magari potevamo avere noi 10 anni fa. Non credo che ce ne sia uno giusto e uno sbagliato, credo che però a volte il rischio loro sia quello di isolarsi un pochino dai contatti sociali reali, che invece sono importanti. No, loro infatti vivono anche un momento che noi pensavamo vivessero peggio, di disintossicamento dai loro telefoni. In realtà nessuno impazzisce per la mancanza di Instagram o dei telefoni o delle chat. Anche nel reality che è stato proposto a loro inizialmente si parlava di una vacanza dove comunque le... Sì, offline. Però chiaramente quando poi hanno capito che avrebbero dovuto lavorare, forse ecco, avrebbero fatto volentieri uso magari nei momenti di pausa del telefono. E in realtà sono riusciti benissimo a stare senza. Li ho visti cambiare tutti, anche chi ha partecipato solo alla prima settimana. Ho visto tutti quanti entrare in una specie di flusso molto bello, molto sano, molto positivo, con anche una sana competizione tra di loro, ma non a chi fosse il migliore, ma nel cercare di tirare fuori le proprie potenzialità con questi lavori molto pratici che gli sono stati proposti. Quindi io ho visto dei percorsi tutti diversi tra di loro, ma tutti quanti andare verso un'evoluzione positiva di maturità. Ma chiaramente per ognuno ci sarebbe un complimento e un rimprovero specifico per ognuno di loro. Se volessimo farne uno un po' generale nei confronti del gruppo, il rimprovero sicuramente è quello di dare per scontate e un po' di cose, soprattutto all'inizio,
ma è una cosa che appartiene proprio alla loro generazione, quindi dare per scontato che tante cose gli siano dovute, cosa che in realtà non è così. Il complimento è quello di essere stati capaci di adattarsi invece brillantemente alla situazione, per quanto all'inizio sembrassero tutti impauriti di non riuscire a farcela, invece hanno tirato fuori tutti quanti un gran carattere. Allora, ricordo una vacanza di 20 anni, sicuramente mi ricordo questo, io facevo, giravo molto le isole, quindi dalla Grecia alle isole della Grecia, la Corsica, mi piaceva viverle zaino in spalla e tenda, camping, in quella fascia di età. Per quanto riguarda il posto, è stato bellissimo essere lì, non conoscevo il Messico, non conoscevo la Riviera Maya, non sono riuscita chiaramente a fare la turista per vari motivi, prima di tutto perché lavoravo e poi era un periodo ancora delicato per i contagi del Covid, quindi abbiamo cercato di stare abbastanza riuniti tra di noi, però ho potuto vedere delle cose bellissime.